sarà il nuovo simbolo della legalità, un monumento dedicato alle vittime innocenti della criminalità organizzata, come fu il giovane giornalista napoletano Giancarlo Siani ucciso dalla camorra nel 1985. La sua auto Meari, ritrovata prima della realizzazione del film Fort Apache di Marco Risi, diviene oggi oggetto di un concorso di idee promosso dal Comune di Napoli per la progettazione artistica e l'installazione dell'autovettura nella rotonda di Via Caldieri. Il bando, da oggi scaricabile sul sito www.concorsomeari.it, realizzato e gestito dal Comune, è aperto ad architetti, ingegneri, designer, artisti e cittadini interessati ad inviare fino al 23 agosto le loro proposte per realizzare un'opera dall'alto valore simbolico. Questo è un bando nazionale che vuole raccogliere idee per far vivere per sempre, non in uno scantinato, non in un garage, ma in un posto pubblico visibile la macchina di Giancarlo, la Meari, che diventerà un segnale importante per tutti i napoletani, ma anche per tutti coloro che passano e attraversano Napoli, di legalità. È un modo che mi commuove di rendere immortale un simbolo in cui Giancarlo viveva, vissuto per tanti anni e a cui era molto legato. Quella macchina gli piaceva molto. Il progetto Meari, che si avvale del contributo della Fondazione Polis, degli altri enti istituzionali e della Quinta Municipalità, consentirà di sperimentare anche un innovativo sistema di votazione informatizzato che si inserisce nel più ampio processo di dematerializzazione già avviato dal Comune. E la Meari, questo mammifero, il dromedario che lottava, sarà esposto nella Piazza della Legalità tra Via Caldieri, Via De Ruggero, l'uscita e l'entrata della tangenziale, così migliaia di persone passano e ricorderanno Giancarlo Siani. Questa è la città di tutti i napoletani per bene, dei napoletani onesti, dei napoletani che vogliono riscattarsi, e la memoria di Giancarlo serve non per abbatterci, ma anzi per trovare linfa vitale.